6 candidati sindaci, 22 liste e un esercito di 502 aspiranti consiglieri. Questi i numeri delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre a Vasto, comune di 40.534 abitanti. Previsto turno di ballottaggio qualora la partita non dovesse chiudersi al primo turno 2 settimane più tardi. La lista numero 1 per la candidata della coalizione civica che fa riferimento al candidato sindaco Angela Pennetta. Lista numero 2 per il candidato sindaco Alessandra Notaro. Lista 3 per Anna Rita Carugno che si presenta con il suo simbolo ambientalista Ora rispetto per tutti gli animali. Il centrodestra punta su Guido Gian Giacomo appoggiato da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Lista 5 per il candidato Dina Nirvana Carinci, sostenuta da una coalizione civica che vede al suo interno anche il Movimento 5 Stelle. Chiude la schiera dei candidati Francesco Menna, sindaco uscente e supportato dal centro-sinistra e dal Partito Democratico. Siamo a Vasto, dove i cittadini il 3 e 4 ottobre saranno chiamati a rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Incontriamo uno dei candidati a questa carica, siamo con Angela Pennetta, intanto chiediamo subito a lei di fare un identikit, di presentarsi. Ho 58 anni, faccio l'avvocato penalista da 30, vivo questa città in maniera insomma molto sentita perché sono profondamente innamorata di Vasto e voglio nel modo più assoluto che questa città torni a risorgere perché evidentemente lo stato in cui si trova oggi non ci fa essere pienamente soddisfatti della città stessa. Lei ha come slogan, come motto, un passo al giorno. Che cosa significa allora questo? Un passo al giorno è un motto che ci siamo inventati perché in realtà noi abbiamo cominciato questo cammino diverso tempo fa, almeno 2 anni fa, quando abbiamo cominciato a fare le prime battaglie civiche, perché il nostro movimento è un movimento assolutamente civico e nasce come comitato civico in difesa dei diritti dei cittadini di Vasto, e quindi abbiamo cominciato a fare delle battaglie molto importanti per la città, quella per esempio per la sopravvivenza del Tribunale di Vasto, andando a Roma insieme, portando io a Roma 29 sindaci del Vastese, compresi quello di Vasto e di San Salvo. E abbiamo fatto la battaglia per l'ospedale, soprattutto per la cucina dell'ospedale che avevano chiuso, la battaglia per i cinghiali, insomma, e tanto altro ancora. Ecco, nel programma si parla di riprogettare Vasto. Ecco, in che senso? Di che cosa ha bisogno questa città? Questa città ha bisogno di tanto, riprogettare, perché dobbiamo ripartire dalle basi e soprattutto dal sottoterra, perché a mio avviso per fare davvero turismo a Vasto dobbiamo deciderci, cioè il sindaco che verrà dovrà decidersi finalmente di andare a rifare il sistema fognario quantomeno a Vasto Marina, perché è uno scandalo che a Vasto Marina in piena stagione turistica, dove ci sono, voi sapete, 100.000 abitanti, noi abbiamo qui 42.000 abitanti, ma in estate arriviamo a 100.000 abitanti. Ebbene, sistematicamente le fogne di Vasto Marina si otturano e fanno sì che devono intervenire gli autospurghi che portano via la melma nel posto più centrale di Vasto Marina, il famoso Fosso Marino. Secondo me bisogna partire proprio da lì, anche se ovviamente i politici non fanno mai questo tipo di interventi, perché voi sapete benissimo che inaugurare una fogna non si fa perché non è una cosa che si vede. E quindi anche l'attuale sindaco sta inaugurando tutti i giorni, ogni ora, qualcosa che si vede, perché è proprio perché è visibile e all'esterno. Invece, a mio avviso, bisogna andare a intaccare proprio la struttura, quindi il sottoterra, rifare le fogne almeno a Vasto Marina, in modo tale da riportare a Vasto più turismo e più turismo di qualità soprattutto. Invece, per quanto riguarda il turismo che si vede, di che cosa ha bisogno Vasto? Il turismo che si vede, cioè quello che si tocca con mano.
per come portare le persone ancora di più a pasto. Ma vabbè, il tempo è troppo poco a disposizione. Per riportare le persone a Vasto bisogna che il turismo diventi il punto centrale dell'amministrazione comunale, e se non si hanno le qualità, le competenze specifiche per farlo, a mio avviso è indispensabile dare l'incarico a qualcuno che faccia di lavoro questo mestiere e far sì che avvenga a Vasto ciò che per esempio è avvenuto a Rimini, dove non c'è assolutamente nulla, eppure Rimini è attrattiva rispetto ai turisti. Vasto no, nonostante le bellezze naturali di Vasto, bellezze naturali, artistiche e storiche, siano assolutamente superiori e imparagonabili a quelle di qualsiasi altra città rivierasca dell'Italia. Ma non solo per i turisti, deve cambiare una Vasto anche per i cittadini che ci abitano, e lei nel suo programma parla di amministrazione trasparente e di uffici che funzionano. Vedo che ha studiato, che ha letto il programma, e questo mi fa molto piacere, perché noi abbiamo diviso il nostro programma in 7 aree tematiche. Una è appunto dedicata alla trasparenza dell'amministrazione, e questo perché evidentemente abbiamo avuto il nostro programma, che tra l'altro è stato fatto anche recependo le idee dei cittadini, abbiamo avuto diverse lagnanze da parte dei cittadini, anche e soprattutto per i contatti con la pubblica amministrazione. Telefoni che squillano a vuoto, risposte date ai cittadini o non date o date con estremo ritardo. Insomma, noi vogliamo intervenire, e questa sarà una delle prime azioni che farò nel momento in cui, se mi dovessi insediare al comune, è quello di creare un ufficio servizi che è a disposizione 24 ore su 24, ma dove il telefono deve squillare e dove ci deve essere una persona pronta a rispondere e a risolvere al momento, prima di subito, i problemi che si vengono a creare ai cittadini. Una lista prettamente civica, il civismo è quello che ci serve per la ripresa delle grandi città o comunque delle città. Questa è la nostra idea, che ovviamente non più soddisfatti dei partiti, del modo di intendere la politica in modo partitico, noi invece pensiamo che l'unico modo per far risorgere, ma non solo Vasto, anche l'Italia, sia quello del civismo. A maggior ragione in un comune questo si può fare, ne abbiamo dato ampia prova, perché tutte le azioni che abbiamo fatto a difesa di questa città sono state apprezzate anche dalle città vicine, che hanno cercato di copiarci nel tempo. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco agli elettori del comune di Vasto. Io chiedo il voto a noi che amiamo profondamente questa nostra città. Faccio appello soprattutto alle 11.000 persone che nel 2016 non si sono recate nelle urne, e perché forse stanchi dei politici spocchiosi di una volta. Noi siamo persone molto diverse, non siamo mai state elette in cariche, non abbiamo mai ricoperto cariche elettive, ma abbiamo molta determinazione, molta competenza, molta voglia di fare, e quindi possiamo solo noi cambiare questa città. Noi siamo l'elemento di rottura. Vastesi, aprite gli occhi e cogliete a volo questa opportunità che vi stiamo dando. Elezioni amministrative di Vasto 3 e 4 ottobre, c'è e si presenta anche Alessandra Notaro, a cui chiediamo subito di fare una sua presentazione. Sono stata giudice di pace fino ad un anno fa, sono avvocato. Ho deciso di scendere in campo come civica perché alcuni amici mi hanno sollecitato, e stiamo vivendo un periodo di morte di questa città assolutamente ferma, assolutamente bistrattata, assolutamente abbandonata. E queste sono le motivazioni che mi hanno spinta per fare una squadra di persone, guardando soprattutto alle loro competenze, per tentare di creare un'altra Vasto. Infatti il nostro motto è per un'altra Vasto. Perché il civismo e non relegarsi a partiti politici? Perché in questo momento ho ritenuto, anche insieme a tanti amici, che i partiti non riescano più a portare avanti le istanze dei cittadini, e questo soprattutto nell'ambito di un territorio comunale. Quindi siamo veramente convinti che si possa fare del bene a prescindere dai recinti dei partiti. Siamo a Vasto Marina e non possiamo che fare una domanda sul turismo, perché
siamo a fine stagione, ma Vasto è una città che viene frequentata soprattutto da tanti turisti. C'è purtroppo qualcosa da fare. Basta guardare questo quartiere per vedere com'è ridotto, assolutamente assenza di decoro, assenza di cura. Quest'anno è stato un anno particolarmente buio per questa zona, dove non c'è stato assolutamente niente. E purtroppo l'offerta turistica deve essere rivista totalmente, con un piano di offerta che guardi a 12 mesi l'interesse più grande è quello di destagionalizzare questa offerta, che purtroppo in questo momento è concentrata, anche per quanto riguarda il turismo del mare, è concentrata soltanto nei mesi di luglio e agosto, anzi fino al 16 di agosto, e non è tollerabile per un posto del genere, per un territorio così bello che sul turismo vuole puntare tanto. Alcune idee, oltre a questo discorso del piano turistico, del piano dell'offerta turistica, quindi per un anno intero, fare un tavolo permanente con gli operatori turistici per valorizzare tutto il territorio, per valorizzare anche la qualità dell'offerta. Abbiamo necessità di intervenire su quelle che sono le barriere architettoniche perché tutti siano in grado di frequentare stabilimenti balneari. Adesso abbiamo un ghetto che si chiama Lido Insieme e releghiamo i nostri portatori di handicap lì. Ma noi abbiamo un'idea polivalente di turismo, perché pensiamo ad un turismo enogastronomico, pensiamo ad un turismo anche dello sport, perché una spiaggia così bella e così grande può essere utilizzata nei mesi non prettamente estivi, ma ad esempio nei mesi primaverili, come in quelli subito prima dell'autunno, per eventi sportivi importanti. E poi pensiamo anche a grandi eventi. Noi non abbiamo un'area grande eventi e di questo siamo molto molto penalizzati. Ecco, lei in un certo qual modo ha parlato di abbattimento delle barriere architettoniche. Ci vogliamo allacciare al discorso della sicurezza, un tema a lei caro da avvocato. Molto molto caro, e questo è un territorio che ha bisogno di essere attenzionato più che controllato, io dico attenzionato, e questo lo faremo anche con un sistema di videosorveglianza che assolutamente deve essere implementato su tutto il territorio cittadino, ma anche mettendo in rete quelli che sono i sistemi dei privati, penso sia alle attività commerciali sia alle imprese. Mettendo tutto in rete riusciremo certamente ad offrire una qualità della vita migliore, perché questo territorio potrà essere, come dicevo prima, attenzionato. Come ci si può legare a queste attività commerciali, attività produttive? Le attività commerciali e produttive hanno bisogno di di creare. Noi abbiamo anche qui l'idea di un tavolo delle attività commerciali, perché? Perché c'è necessità di rafforzare la sinergia. La sinergia con un comune che è un'amministrazione comunale che abbia delle idee ben precise, quindi delle direttive, e la collaborazione che è imprescindibile e fondamentale, tanto nell'offerta turistica quanto nel decoro di tutta la città. Il commercio è un'attività che deve essere potenziata, e quando parlo di potenziamento di commercio penso alla media distribuzione, che a Vasto sta soffrendo tanto, ma parlo anche del commercio di prossimità. Noi abbiamo bisogno di aiutare i quartieri ad avere servizi anche in questo senso. Ecco, lasciamo questo argomento e tocchiamo quello che è un argomento cardine delle campagne elettorali, ma poi di tutte le attività amministrative, che è quello della sanità. Sappiamo che i comuni possono fare ben poco, ma sicuramente si può portare a conoscenza quelle che sono le carenze. Le carenze della nostra sanità sono infinite. Negli anni, tanto una giunta di centrosinistra quanto adesso quella di centrodestra, insomma, sembra aver fatto ben poco, hanno svuotato il nostro ospedale di servizi. Allora ben venga l'ospedale nuovo, ma noi abbiamo bisogno di reimplementare i servizi sanitari nel nostro San Pio. Abbiamo necessità di riconquistare alcuni reparti, e innanzitutto con anche la, diciamo, con i concorsi per il primariato, quindi personale sanitario. Noi siamo senza anestesisti, da noi è difficile anche operare i cittadini vastesi, per non parlare poi delle liste di attesa. Abbiamo strumentazioni antiche e vetuste da rinnovare. Il servizio sanitario al cittadino va offerto da subito, senza attendere i nuovi ospedali che sappiamo che hanno tempi decisamente lunghi.
Seguendo in questi giorni sui social per capire un po' qual era il pensiero del candidato sindaco, abbiamo visto un argomento che riguarda poi le elezioni amministrative, che sono quelli degli scrutatori. Lei ha detto che bisogna cambiare il metodo. Assolutamente sì, bisogna tornare al metodo del sorteggio integrale. Attualmente, insomma, ci sono consiglieri, i consiglieri comunali che designano alcuni scrutatori. Questo non va bene, non è una modalità del tutto che si presta, diciamo, comunque a dei dubbi, e questo non lo possiamo consentire. La trasparenza deve essere integrale, totale sorteggio. Cambiamo un'altra volta argomento, un argomento che sta a cuore anche a questa città, purtroppo una cittadina, una città di mare, che è quella dell'acqua, no? L'estate questi comuni, soprattutto con l'arrivo dei turisti, ha bisogno di acqua, ma i stessi cittadini hanno bisogno di acqua. Questo è un grande problema per questa città. Noi ci batteremo fortissimamente perché gli enti preposti possano porre dei fondi a disposizione per il rinnovamento della nostra rete idrica. Vasto a una rete idrica che perde il 50% della risorsa acqua, fondamentale. Oggi è arrivato veramente il tempo di intervenire, e grazie anche ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e ai quali la Regione Abruzzo attinge, possiamo veramente fare un bellissimo lavoro per ridare una rete nuova, una rete efficiente a tutta la città di Vasto. Siamo in conclusione, in 30 secondi l'appello del candidato sindaco Alessandro Rotano a tutti gli elettori del comune di Vasto. Noi siamo una coalizione che abbiamo voglia veramente di creare un'altra Vasto. Abbiamo le competenze giuste, abbiamo le idee giuste, quindi l'appello è quello agli elettori di darci fiducia, di dare fiducia a questo nuovo progetto. Siamo l'effettiva novità di questa tornata elettorale, e allora l'invito è quello: state con noi e vedrete, noi andremo al ballottaggio e al ballottaggio vinceremo insieme. Grazie. E alle prossime elezioni del comune di Vasto per il 3 e 4 ottobre ha deciso di scendere in campo, no? Per la prima volta anche il candidato sindaco Anna Rita Carugno. Intanto chi è, e facciamo una piccola presentazione. Allora, io sono nata a Sulmona, provincia dell'Aquila, e ho 55 anni. Dal 72 risiedo a Vasto, dove ho frequentato tutte le scuole dell'obbligo e mi sono diplomata ragioniera. Ho sempre seguito la parte amministrativa delle aziende presso cui ho prestato il mio lavoro, però la mia più grande passione è sempre stata quella degli animali e dell'ambiente, quindi per questo mi sono avvicinata a questo nuovo partito che è sorto nel 2017. Come mai la scelta poi allora di candidarsi alla carica di sindaco? Allora, è nato così, per non dico per gioco, però per un'esigenza nostra della zona relativa al Gattile. Noi siamo tutte volontarie, chi si candida al nostro partito sono tutte volontarie animaliste, e abbiamo l'esigenza, io a casa ho 40 gatti e 11 cani, quindi abbiamo l'esigenza proprio di avere delle strutture adeguate nella zona per sopperire un attimo a questo, al discorso del randagismo. Ecco, il partito porta proprio il nome Rispetto per tutti gli animali. Allora parliamo proprio di questa esigenza che lei poco fa ha spiegato. Qual è il problema? Allora, il problema principale è che a Vasto il canile è piccolo rispetto a quello che è la popolazione. Poi ci sono poche zone dove possono fare lo sgambamento i cani, quindi anche lì cercheremo di risolvere i problemi. Ma poi anche il problema dei cinghiali, cioè c'è tutto un discorso di cui vorremmo portarci avanti. Noi siamo promotrici del referendum per l'abrogazione della caccia, e quindi siamo un po' a 360 gradi il discorso animalista, cioè cerchiamo di risolvere tutti i problemi legati alla gestione sia della fauna domestica che quella selvatica. Quali sono i vostri punti allora per far sì che questi problemi si possano... Allora, indubbiamente ci presentiamo come partito politico, però non animalista, però non sarà solo quello il settore che intenderemo sviluppare,
soprattutto la creazione di nuove aree verdi, la creazione di comitati di quartiere che gestiscano nel rione, nel quartiere appunto, l'amministrazione ordinaria, perché crediamo molto nel discorso del delegare alcune mansioni, soprattutto a giovani che vogliano intraprendere i primi rudimenti della politica. Ecco, vasto però, poi è anche altro e ci sono da risolvere tanti altri problemi, o comunque puntare a rinforzarli alcuni. Ecco, uno di questi potrebbe essere anche il turismo. Il turismo indubbiamente è la viabilità, perché qui il problema principale è proprio il traffico. Cioè, noi puntiamo molto alla realizzazione di parcheggi al di fuori della zona centrale, della zona proprio della città, dove poter parcheggiare le macchine, le autovetture e prendere il pullman. Noi punteremo sul discorso elettrico perché giustamente abbiamo a cuore anche l'ambiente, e le biciclette anche quelle assistite, cioè, e anche automobiline, quelle di nuova generazione, elettriche, dove fare un car sharing all'avanguardia, diciamo. Mi pare di capire che siete anche molto a favore dello sviluppo della sostenibilità. Esatto, noi puntiamo anche molto sul discorso della gestione dei rifiuti, perché pensiamo che il rifiuto possa diventare una risorsa delle piccole, specialmente delle piccole città, dei piccoli quartieri. Anche creando dei comitati di quartiere cercheremo anche di dare un modo agli artigiani di creare delle botteghe dove recuperare o fare manutenzione dei piccoli elettrodomestici, perché anche un piccolo elettrodomestico, perché non diventi rifiuti, si possono recuperare la componentistica e quindi creare lavoro. Cioè, è tutta un'economia circolare. Anche il discorso dei rifiuti organici, cioè è tutto un discorso più ampio. Argomento che attanaglia sempre le campagne elettorali quando bisogna poi rinnovare l'amministrazione comunale, anche quella della sanità, nelle città dove c'è presente un ospedale. Ecco, dal punto di vista della vostra candidatura e del vostro programma elettorale, come vi ponete? Allora, noi ci poniamo sul discorso cioè la sanità è importante, la salute è importante, però dobbiamo vedere un attimo la situazione com'è al momento, cioè valutare un attimo quali sono le scelte che vuole fare la regione e poi in base a quello decidere. Siete a favore comunque della non chiusura comunque di reparti, accorpamenti di reparti? Ah, indubbiamente, cioè, qui era un fiore all'occhiello l'ospedale di Vasto, sta diventando veramente il terzo mondo, diciamo. Noi siamo in conclusione e allora chiediamo al candidato sindaco Anna Rita Carugni, in 30 secondi, di fare l'appello agli elettori del Comune di Vasto. Allora, come appello io vorrei solo semplicemente dire che non è solo il discorso animalista quello che vogliamo portare avanti, ma con il rispetto dell'ambiente e degli animali rientrano, cioè siamo anche noi animali, quindi rientra anche l'uomo. E penso che la cultura e lo sviluppo del turismo siano le cose principali da portare avanti nel discorso della nuova amministrazione. Uno dei principali sfidanti, il sindaco uscente, se non il principale sfidante, è il candidato del centrodestra per le prossime elezioni di Vasto 3-4 ottobre. Intanto facciamo un identikit del candidato sindaco Guido Giangiacomo. Sì, io sono Guido Giangiacomo, sono nato a Vasto il 27 giugno del 67. Sono nato e vivo in questa città dove ho svolto per 8 anni le funzioni di giudice onorario e successivamente quello di avvocato. Ho avuto il privilegio di servire questa città in consiglio comunale ininterrottamente dal 1998 e per 5 anni, dal 2001 al 2006, ho anche svolto le funzioni di assessore ai lavori pubblici, al personale, pianificazione territoriale ed altre deleghe nell'amministrazione Pietro Cola. Dopo queste esperienze amministrative mi ritengo
preparato e quindi ho accettato la candidatura a sindaco di Vasto per la coalizione di centrodestra estesa a due raggruppamenti civici. Ecco, una coalizione forte perché all'interno anche dei partiti, no? Quelli più forti che vanno nel centrodestra del momento, come Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, che cosa significa questo? Ecco, i partiti in ambito nazionale hanno delle percentuali e dei voti, in ambito locale i partiti svolgono anche un'altra funzione, rappresentano dei punti di riferimento, delle idee, dei valori di una collettività. Noi del centrodestra ovviamente ci troviamo intorno a delle idee comuni, quindi comporre questa coalizione è stato estremamente facile. Con Fratelli d'Italia, con la Lega, con Forza Italia, da sempre io sono stato in collegamento, sono stato candidato varie volte in Forza Italia ed ho sempre collaborato in alleanze nelle scorse amministrazioni sia con Fratelli d'Italia e da ultimo anche con la Lega. Ho aggiunto dei raggruppamenti civici perché i partiti, per quanto importanti punti di riferimento e soprattutto collegamento con l'amministrazione regionale, che in questo momento in Abruzzo per i prossimi 2 anni e mezzo è di orientamento di centrodestra, quindi Vasto deve beneficiare di questo importante collegamento, e con il governo nazionale, dove pure vede alcuni esponenti importanti della nostra coalizione essere presenti nel governo Draghi. Le liste civiche vanno a integrare queste funzioni andando a intercettare quelle esigenze che a volte i partiti potrebbero non essere completamente in grado di intercettare. Quindi due liste civiche, un movimento Vasto che esiste da sempre sul territorio e che si è schierato per la prima volta politicamente, e una lista del sindaco Vasto al futuro, che è composta di persone della società civile, di persone impegnate nel sociale, di persone impegnate in tutte quelle attività che pure devono essere valorizzate ed ascoltate in un consiglio comunale. Programma elettorale molto ampio, come si dice sempre, già ci sono dei punti da realizzare nei primi 100 giorni. Ecco, uno che ci viene in mente anche leggendo il programma è quello di realizzazione di un nuovo parcheggio presso l'ospedale. Sì, e io ho diviso in 3 parti il programma, altrimenti diventa una divina commedia che nessuno legge. In una cosa faremo subito e anche prima di 100 giorni. Per esempio, quello che lei dice è una questione che noi possiamo realizzare anche prima di 100 giorni. Quel parcheggio io l'avevo già individuato e appostato in piano regolatore nel 2006. Per motivi che spiegherà l'amministrazione uscente, che fino ad oggi non ha spiegato, per 15 anni quel parcheggio non è stato voluto fare perché evidentemente non c'era una buona intesa con il privato che ne possedeva i terreni. Il privato ha avuto un'ottima interlocuzione con il sottoscritto, quindi non ci sarà espropriazione, verrà ceduto direttamente dal privato, questo ci consentirà di realizzare il parcheggio non in 100 giorni, ma molto prima. Perché se si ha una buona interlocuzione con i cittadini, se non si fa clientelismo come si è fatto finora, se si è aperti a tutte le soluzioni senza guardare a chi mi è simpatico, chi mi è antipatico, chi è del mio partito, chi non lo è, Vasto non può che crescere. Ecco perché il mio slogan è diventato cambiare, perché con questa amministrazione non si va da nessuna parte, per ripartire, perché Vasto è un'esigenza condivisa da ogni persona che incontro, vuole ripartire. La pandemia purtroppo ha creato non pochi problemi, soprattutto al mondo del lavoro. Immediatamente uno dei punti che lei realizzerà è quello di ricreare, far nascere un assessorato che riguarda proprio le attività produttive. Esattamente, più che le attività produttive noi abbiamo avuto l'appoggio, io ho avuto l'appoggio del movimento autonomi e partite IVE, e l'impegno preciso da me assunto è far nascere un assessorato per gli autonomi e le partite IVE, cioè quelle piccole imprenditorialità, perché poi le attività produttive sono molto più ampie, comprendono anche realtà più grosse, è proprio quella filiera piccolina di persone che stentano ad arrivare a fine mese proprio in virtù di questo problema pandemico, che devono avere un punto di riferimento. L'assessorato agli autonomi e le attività e la partita IVA servirà a questo. Poi ci saranno dei progetti, come lei diceva, quelli che vanno realizzati a lungo termine, magari in 5 anni in cui Guido Giangiacomo potrebbe essere il sindaco di Vasto. Uno di questi è la realizzazione di un polo dove ci saranno tutte le forze dell'ordine per garantire più sicurezza e più servizi. Certo. Si chiedono tutti che dobbiamo fare per la sicurezza. Intanto fare un presidio visibile, quindi oggi è sparpagliato, la stazione dei carabinieri è allocata in un fabbricato non idoneo, e, diciamo, i vigili urbani sono al secondo piano dei palazzi scolastici, a volte per trasportare una persona in stato di detenzione hanno difficoltà a salire le scalette, insomma è allucinante. E allora ci vuole un polo collegato, ben collegato alla circonvallazione istoniense, immediatamente accessibile, che riunisca tutte quelle forze di sicurezza che oggi non sono idoneamente allocate. Mentre per quanto riguarda la cultura e il turismo, che sappiamo essere forte in questa città?
la cultura e il turismo. Per il turismo Vasto è puntato solo sugli alberghi fino ad ora. È inaudito che in 15 anni un'amministrazione non ha realizzato quell'area camper attrezzata che avevo individuato nel piano del 2006 delle opere pubbliche quando ho cessato di essere assessore e che io fortemente porterò. Io credo che ci vogliono uno o più aree attrezzate camperistiche, perché quello che sfugge quando si parla di turismo è che un camperista e la sua famiglia in una settimana lasciano sul territorio mediamente 1.500 euro. Se un camper non trova l'attrezzatura per fermarsi, rischia una multa per essersi fermato selvaggiamente nell'area di Punta Derci, è chiaro che procede e se ne va verso sud o verso nord. Quindi rafforzare questo. Ovviamente l'amministrazione sarà vicina ai turisti, alle attività turistiche, soprattutto spiegando come utilizza la tassa di soggiorno. Non siamo mai riusciti a capire, noi consiglieri comunali d'opposizione, cosa ci faccia l'amministrazione uscente con un grosso ammontare di soldi che viene prelevato ai turisti, è una vera e propria tassa, a volte anche odiosa, ritenuta da chi la paga, senza poi capire il beneficio per la città. Noi, in maniera molto trasparente, spiegheremo cosa faremo di questi soldi e come incentiveremo il turismo a Vasto. Non è solo turismo, ma sono anche quelle attività produttive, quelle peculiarità, quei prodotti tipici che caratterizzano una città, quindi a questo punto agricoltura e anche sviluppo sostenibile, ecosostenibile della città. Assolutamente sì, infatti noi incontreremo il sottosegretario all'agricoltura, Battistoni, perché per me è molto importante anche l'attività filiera dell'agricoltura. Noi abbiamo prodotti enologici di grande eccellenza, noi abbiamo la ventricina, abbiamo prodotti tipici importantissimi, anche il turismo enogastronomico deve essere valorizzato. Oltre al turismo delle bellezze naturali, abbiamo un mare bellissimo, ma sappiamo anche cosa far mangiare ai turisti quando escono dalla spiaggia. La sanità è un punto fondamentale, è un punto di scontro sempre durante le campagne elettorali e in questi ultimi anni purtroppo la sanità ha vissuto dei momenti difficili. La sanità in Abruzzo non è un momento difficile, è una piaga che colpisce purtroppo questa regione da decenni ormai e che credo questa amministrazione regionale abbia finalmente affrontato di petto. Questa volta non ci sono promesse, vi è un piano, una rete sanitaria che prevede il potenziamento dell'ospedale di Vasto, approvato dalla giunta regionale, sottoposto al vaglio del Ministero e non appena il Ministero darà il beneplacito, verrà approvato dal Consiglio regionale e quindi istituito. Quindi questa volta, se il Ministero darà l'ok, quello del Consiglio regionale lo do per scontato, il progetto dell'ospedale di Vasto finalmente non sarà più una promessa, ma un'opera pubblica che prenderà il suo avvio ufficiale. Quando sarà fondamentale arrivare ad usare e a prendere dei bonus come il PNRR, il Recovery Fund, per poi realizzare queste opere? Questa è la partita più grande che si giocherà da ottobre. Il prossimo sindaco di Vasto deve gestire milioni di euro, se è in grado di saperli innanzitutto attrarre, perché non ci pioveranno sulla testa, dovranno essere richiesti, dovranno essere progettati, perché la regione li distribuirà in base alla capacità progettuale e qui credo che l'amministrazione uscente abbia già dimostrato la sua totale incapacità, visto che di questi giorni ha notizia su tutte quante le testate che addirittura ha sbagliato a presentare un progetto venendo scartata per dei finanziamenti in ambito sportivo. Quindi io non credo che possiamo lasciare questa città in mano a chi ad oggi non ha saputo intercettare gli spiccioli, ora che invece stanno per arrivare veramente quegli euro che servono per cambiare una volta per tutto Vasto e per farla ripartire e rialzare come si merita. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Guido Gian Giacomo agli elettori del Comune di Vasto. Io non dico di votare per me, io vi dico cosa voterei se fosse a posto vostro. Io voterei innanzitutto una persona che è sempre stata coerente e quindi che non si presenta oggi con una lista, domani con un'altra. Poi voterei una persona che in qualche maniera sia anche competente. Io non mi faccio operare dal primo medico che sta alla prima operazione e quindi credo che 20 anni di esperienza in Consiglio Comunale, 5 da assessori possano essere importanti. Ma soprattutto io voterei una persona che mi faccia sognare, perché a questo punto Vasto ha bisogno di sognare, Vasto ha bisogno di volare, Vasto ha bisogno di cominciare a credere nelle sue capacità che fino ad oggi sono state del tutto represse e male gestite. Prossime elezioni anche a Vasto, 3 e 4 ottobre si va al voto, si rinnova il sindaco e il consiglio comunale, conosciamo un altro candidato, Dina Carinci, intanto facciamo subito un identikit, una presentazione del candidato. Bene, io appunto mi chiamo Dina Nirvana Carinci, ho 55 anni, sono avvocato, ma già dal 2006 amministro un polo liceale di questa città, sono il direttore amministrativo.
Sono entrata in politica nel 2016 e da allora sono nelle file dell'opposizione con il Movimento 5 Stelle, insieme al mio collega Marco Gallo. Ecco, Movimento 5 Stelle che anche a Vasto, non in tutte le città, ma a Vasto ha deciso di correre da sola, va in una lista civica, però non corre con le alleate, che è classica quella del PD. Come mai questa scelta anche qui? Allora, innanzitutto noi non andiamo da soli, ma andiamo con i cittadini, perché oltre alla lista del Movimento 5 Stelle ci sono due liste composte da cittadini liberi, cittadini per bene, che si vogliono spendere per questa città. Perché non con partiti politici? Perché non crediamo che quella sia la strada giusta. Tant'è vero che nel nostro programma abbiamo cercato di rimettere al centro della politica i cittadini. Ecco, prerogativa del Movimento 5 Stelle, come lo è a livello nazionale, lo sarà anche per la città di Vasto e credo sia quella della transizione ecologica. Assolutamente sì. Noi abbiamo idea di partire da subito con le comunità energetiche. Sappiamo che quando promotore delle comunità energetiche è l'ente locale, le cose possono andare bene. C'è un tornaconto per tutti, sia per il comune che per i cittadini che ne possono usufruire. Ma poi anche altre cose, la mobilità sostenibile. Questa città ha assolutamente bisogno di un piano urbano del traffico che noi chiediamo da ben 5 anni e non è mai arrivato. Tra l'altro la legge lo prevede da molti più anni. Quindi queste sono le prime cose. Ah, anche la qualità dell'aria e dell'acqua. Assolutamente sia l'aria che l'acqua vanno costantemente monitorate per il benessere dei cittadini. Quanto riguarda la mobilità, come si potrà nel breve immediato fare qualcosa per questa città? Allora, questa domanda è molto difficile perché noi assolutamente ci dobbiamo affidare a degli esperti. Questo passo, diciamo, lo abbiamo già intrapreso e sappiamo che c'è un'assoluta necessità di ridurre il traffico urbano. I sistemi ci sono e noi sicuramente li metteremo in atto, ripeto, a beneficio dei cittadini, della salute dei cittadini. Sicuramente anche la digitalizzazione dei pubblici uffici sarà una prerogativa della prossima amministrazione. Certo, assolutamente sì. Quello che ci interessa molto è che ci sia una semplice interlocuzione fra il Palazzo di Città e i cittadini. Ad oggi è molto complicato, anche rinnovare una carta d'identità sembra un'impresa titanica. Ecco, per noi questo non è possibile, nel 2021 non è più concepibile. Certo, siamo consapevoli del fatto che sono tantissime le persone che con la digitalizzazione non hanno nulla a che fare, tante persone anziane che non sono avvezze all'uso della tecnologia, però noi cercheremo, anzi lo abbiamo trovato, il modo di andare incontro anche a queste persone. Quale potrebbe essere? Potrebbe essere quello di creare degli uffici dedicati solo a queste persone e tra l'altro uffici che potrebbero anche essere spostati. Se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto. Magari gestiti anche dai giovani per riprendere quelle attività tra più giovani e meno giovani, a far sì che la città sia un unicum da gestire. Assolutamente. Allora, il rapporto intergenerazionale secondo me è fondamentale, forse perché io sono cresciuta, e anche i miei figli, io sono cresciuta con i nonni e i miei figli sono cresciuti con i nonni. Io credo che sia un valore aggiunto per un giovane avere la possibilità di crescere con delle persone anziane che portano le loro esperienze e perché no anche i loro ricordi. Se da un lato ci sono queste cose che sembrano più facili da portare avanti, poi ci sono quegli argomenti che in campagna elettorale le accendono pure queste sfide, e sono una di queste è quella della sanità. Ecco, le sanità in questo periodo, oltre con la pandemia, hanno vissuto dei problemi, degli anni difficili. Che cosa punta il Movimento 5 Stelle a Vasto? Allora, noi sappiamo che l'argomento sanità, che qualcuno continua ad invocare durante questa campagna elettorale, non è competenza comunale. Quello che però un'amministrazione comunale può fare è stare vicino ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili. Per esempio, noi sappiamo che in questo periodo di pandemia sarebbe stato utilissimo il taxi sociale, che qui a Vasto non abbiamo più. Quindi con questi mezzi il comune deve essere vicino alle persone per poterle aiutare, magari, che so, ad andare
sui posti nei quali si fanno le vaccinazioni, oppure andare in ospedale per fare degli accertamenti o degli esami diagnostici in genere. Questo è quello che può fare l'amministrazione comunale, non altro. Al resto ci deve pensare la regione e speriamo che ci pensi, perché Vasto ha veramente bisogno di tornare in carreggiata per quanto riguarda l'ospedale, perché siamo veramente in una situazione precaria. Una città che non deve perdere nemmeno la speranza del lavoro, ci sono industrie importanti, però sempre in questi giorni, sempre più spesso vediamo che queste industrie, queste fabbriche hanno problemi e potranno prima o poi lasciare anche questi luoghi. Noi abbiamo veramente molta, molta paura che possa avvenire questo, ci arrivano continuamente degli articoli, dei commenti, ci scrivono dipendenti delle fabbriche più famose della zona. Io credo che qui ci debba essere un intervento del governo determinante, determinato e determinante, affinché non si parli più di delocalizzazione delle nostre industrie e si dia la possibilità a chi lavora nelle nostre fabbriche di restare qui sul territorio e garantirsi il pane quotidiano con il proprio lavoro. Anche perché non è da tutti avere un porto che può garantire questi privilegi a queste assolutamente, industrie. Assolutamente sono d'accordo. Tra l'altro voi sapete che sono previsti i lavori di ampliamento del porto e spero che diano anche maggiori opportunità di lavoro ai cittadini di Vasto e dell'Interland. Ai giovani. Noi abbiamo tante idee per i giovani, soprattutto siamo convinti che il comune debba farsi promotore della formazione dei giovani. A Vasto si può parlare soprattutto di formazione turistica, perché Vasto è una città a vocazione turistica e deve riscoprire questa sua vocazione. Ecco, sono convinta che con i giovani si possa lavorare molto bene. Ecco, lei l'ha nominato, il turismo, tocchiamo questo punto anche velocemente, di che cosa c'è bisogno per attrarre ancora più turisti? Allora, innanzitutto, lo dico sempre, c'è bisogno di un ufficio all'interno del comune che si dedichi 365 giorni all'anno alla promozione di questa città. Poi bisognerà adeguare l'offerta turistica a quello che i turisti richiedono. Di conseguenza, anche lì, formazione, sempre. Il Movimento 5 Stelle, anche a livello nazionale, punta molto sulla sicurezza, la sicurezza dei cittadini sul territorio. Ecco, da questo punto di vista, Vasto come è messa e che cosa vorrete fare? Allora, questo si ricollega a quello che dicevo prima, la sicurezza, per esempio, anche nella circolazione, no? Quindi un piano urbano del traffico che metta anche al sicuro i cittadini, quindi benefici non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Poi per quanto riguarda la sicurezza in genere, io sono convinta che si debba potenziare la videosorveglianza a Vasto. E questa è una cosa molto importante, perché comunque costituisce un forte deterrente alla delinquenza comune. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Dina Farinci agli elettori del comune di Vasto. Allora, l'ho detto l'altra sera quando c'era il presidente Conte, voglio ripeterlo ora. Molti vi diranno di essere alternativi a qualcos'altro. Ecco, io sono convinta che noi non siamo solo alternativi, noi rappresentiamo la vera svolta per questa città. Francesco Menna prova a continuare la sua guida amministrativa qui su Vasto alle prossime elezioni. Si ripresenta, intanto sicuramente tutti lo conoscono, però proviamo a fare un po' l'identikit del sindaco e di quello che ha fatto in questi 5 anni. L'identikit del sindaco Francesco Menna è quella di un candidato di 43 anni che è stato eletto la prima volta sindaco di Vasto, un grande onore, un grande amore per la mia città a 38 anni. Si ricandida oggi perché è convinto che la candidatura al sindaco è la cosa più bella e più grande, il più grande onore che una città, il più grande affetto che il proprio popolo, la propria comunità può dare a un ragazzo che ha passione per la politica. E la sindacatura è ciò che esprime meglio il senso della politica, il senso della città. Io combatto fondamentalmente contro due posizioni, due modi di fare il sindaco, quello che non c'è mai, quello che non risponde al telefono, quello che ha la porta chiusa. Io sono il sindaco dalla porta aperta, dal telefono squillante e richiamante, il sindaco da fermare per strada.
e così concepisco la pubblica amministrazione, ogni ufficio, ogni funzione pubblica. Che cosa ho fatto? In questi anni, quantunque abbiamo dovuto affrontare situazioni anche emergenziali, le grandi nevicate, la crisi idrica in parte affrontata e risolta con i grandi investimenti, la questione pandemica che ha cambiato il mondo, ha cambiato la città, ha cambiato la società, ha cambiato il modo di concepire il lavoro e il ruolo del cittadino, abbiamo portato a casa grandi risultati secondo me. La ristrutturazione che sta avvenendo del terminal bus per renderlo uno dei terminal bus più efficienti, moderni, turistici della costa. Il problema delle acque bianche di Vasto Marina, quale turismo, quale città senza una risposta sulle acque bianche, cioè la divisione tra le acque nere e le acque bianche e non consentire più alle acque nere di arrivare al mare e quindi una città che grazie a questo è divenuta bandiera blu, bandiera verde e bandiera gialla. Un polo bibliotecario moderno mentre le città chiudono le biblioteche, mentre alcuni enti a Vasto non mandano dipendenti ai poli bibliotecari, ai servizi culturali che rimangono chiusi, la nostra città ha aperto un polo bibliotecario straordinario che raccoglie ogni giorno decine di ragazzi. L'impiantistica sportiva, la ristrutturazione dei campi dei Salesiani, di Vasto Marina, lo Stadio Aragona, del quartiere San Paolo, il nuovo bocciodromo che a breve si inaugurerà, il Parco Muro delle Lame, nei momenti di incontro delle associazioni sono state aperte sedi per le associazioni molto importanti, la vicenda delle scuole, come sindaco sono stato tra i primi ad affrontare la vulnerabilità sismica, a me mi si diceva ma chi te lo fa fare? Se poi emerge che una scuola è da chiudere l'ho fatto con grande coraggio, ho trovato i soldi e si stanno ristrutturando l'Anello Polsi, la Ritucci Chinni, la Santa Lucia, abbiamo trovato grazie a quell'investimento, grazie a quella progettazione, grazie a quell'accatastamento, grazie a quella vulnerabilità i soldi per il Carlo della Penna. Una grande scuola, un grande tema sentito nella città. Ecco sindaco, tanto si è fatto e in questi 5 anni, se le sarà data l'opportunità, tanto bisogna fare. Da qui si parte per dire che ci sono grandi questioni lasciate a metà e a me non piace lasciare le cose a metà e quindi mi candido a sindaco chiedendo fiducia, amore, un atto d'amore ai miei cittadini, una stretta di mano convinto che ci sarà per portare a termine altri progetti, progetti lasciati a metà. Il Sant'Onofrio, una delle più grandi case di riposo pubbliche che è stata chiusa dopo degli accertamenti, abbiamo trovato i fondi per rimetterla in piedi e a breve si inaugurerà e mi auguro di inaugurarla con i miei cittadini. Il terminal bus, il sintetico dei Salesiani, il completamento della Via Verde Costa dei Trabocchi che ci ha visto combattere per anni, prendere le denunce, i ricorsi, bloccare la speculazione cementizia, gli stupri cementizi sulla costa, l'acquisizione delle vecchie stazioni ferroviarie, per questo stiamo mordendo i piedi, le caviglie, la provincia, la regione, il completamento quindi di opere che ci portano a essere quella che a me piace definire la città del benessere, cioè la città di chi sta qui perché si vive bene, perché ci sono prospettive di vita buone, ottime, migliori di altre città, la città del benessere che attira turismo e quest'anno abbiamo avuto il record di turisti, abbiamo avuto il più su tutte le attività produttive, abbiamo aperto attività produttive, dai bed and breakfast, ai ristoranti, agli affittacamere. C'è bisogno ancora di crescere da questo punto di vista? Per attrarre più? C'è bisogno di investire su quelle che sono le nostre caratteristiche, noi dobbiamo continuare a investire sul turismo ambientale, le piste ciclabili, le riserve, l'area Sicchi, siti di interessi comunitari, la riserva di Punta Penna che è una delle più visitate al mondo, la Via Verde Costa dei Trabocchi, la più grande passeggiata ambientale contro gli stupri cementisi mai esistita e che è un grandissimo regalo a questo paese e a questa nazione. Bisogna continuare a investire sul turismo culturale, sul Palazzo d'Avalos che è divenuto il più grande contenitore di pittura moderna e di pittura contemporanea e di pittura di altre epoche. Bisogna continuare a investire sul Teatro Rossetti, un gioiello in Abruzzo, sulla Scuola Civica Musicale che ogni anno produce grandi pezzi di musicali ma soprattutto grandi artisti che si stanno diffondendo in ogni dove. Bisogna continuare a investire anche sul turismo religioso, sul turismo gastronomico, a breve inaugureremo una strada in memoria del brodetto di pesce che è una delle pietanze più importanti, più gustate in questo territorio, sull'olio extravergine d'oliva, sul basilico, sul peperoncino. Bisogna continuare a investire sul turismo sportivo. Noi raccogliamo ciò che accarezza i sensi
e lo stiamo trasformando in un grande progetto, alludo al Parco Muro delle Lame, che si sta trasformando in una delle opere più belle e suggestive dal punto di vista del turismo all'aperto, del turismo anti-Covid. Quindi i vari turismi di questa città devono essere ancora seguiti, accarezzati, cullati, devono trovare i giusti investimenti, i giusti interlocutori. Siamo quasi in conclusione, però in due parole non possiamo non arrivarci, perché Vasto non è solo la città dei turisti, ma è anche la città di chi ci abita, che vive a Vasto 12 mesi l'anno. Lavoro e sanità in due parole. Amazon non è il punto di arrivo di questa città, Amazon è il punto di partenza. E la grande crisi industriale che sta attraversando il nostro territorio, dalla Sevel, la Pilkington, la Denso, deve trovare un quadro, un sistema, un tavolo politico di tutti i partiti che porti a investire su 3-4 temi: le infrastrutture, il raddoppio del porto e la variante della statale 16, la sicurezza, la salvaguardia del tribunale e della procura, l'informatizzazione, la digitalizzazione delle imprese, e su questo siamo innovativi perché sulla fibra ottica abbiamo fatto un grande lavoro. Sanità, la sanità con la pandemia ha fatto scoprire quanto sia importante investire sull'ospedale e sul territorio, sulla medicina territoriale e sulla medicina ospedaliera. Di qui un grazie di cuore, un appello a ringraziare tutti i medici, gli infermieri, gli ausiliari, gli ospiti, i volontari, la Protezione Civile, la Croce Rossa, tutti coloro che hanno reso grande un momento di ascolto, di confronto e di cura su una pandemia e sulle malattie, un punto vaccinale orgoglio di un territorio. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco Francesco Mena a tutti gli elettori del comune di Vasto. Io mi ricandido due volte a sindaco. La prima volta per non lasciare le opere a metà, la seconda volta perché voglio continuare a essere il sindaco non solo di tutti, ma il sindaco per tutti. Per tutti coloro che hanno bisogno, per tutti coloro che hanno bisogno di un dialogo, per tutti coloro che hanno bisogno di un aiuto e per una città che è la più bella città d'Abruzzo e non solo, per continuare a essere il sindaco della più bella città della costa Adriatica.